perché mai volete ascoltare la mia storia? Ci siamo già incontrati, ci siamo simpatici. Sentite, ve lo dico subito. Ok, io non sono un tipo simpatico. La simpatia non è mai stata una priorità per me. E per essere chiari, questo non è un film per «Oh, quanto mi sento bene!» Se siete di quegli idioti che devono sentirsi bene, fatevi fare un massaggio ai piedi. Ma qual è il significato di tutto? Niente. Zero. Nulla. Tutto finisce in niente. Anche se non mancano gli idioti farfuglianti. Non parlo di me. Io una visione ce l'ho. Sto parlando di voi, dei vostri amici, dei vostri colleghi, dei vostri giornali, della TV, dei vostri investimenti, dei vostri figli, della salute. Cazzo! Ma se per vivere devo mangiare 9 porzioni di frutta al giorno, non voglio vivere! Io detesto la frutta e la verdura, e i vostri omega 3, e i tapis roulant, e l'elettrocardiogramma, e la mammografia, e la risonanza pelvica, e... Oh mio Dio, la colonoscopia! E con tutto ciò arriva sempre il giorno in cui vi ficcano in una scatola. Mio padre si è suicidato perché i giornali del mattino lo deprimevano e lo potete biasimare con l'orrore, la corruzione, l'ignoranza e la povertà, i genocidi e l'AIDS, il riscaldamento globale, il terrorismo e quegli idioti dei valori della famiglia, quei maniaci delle armi, l'orrore di Kurz alla fine di Cuore di Tenebra, l'orrore. E beato lui che non distribuivano il Times nella giungla, se no l'avrebbe visto l'orrore. Che si può fare? Leggetevi di qualche massacro nel Darfur o di uno scuolabus fatto esplodere e attaccate. Oh mio Dio, l'orrore! Poi girate pagina e finite le vostre uova di galline ruspanti. Perché tanto che si può fare? Siamo sopraffatti. Anch'io ho tentato di suicidarmi. Ovviamente non ha funzionato. Perché mai volete sentire queste cose? Voi avete già i vostri di problemi. Sono sicuro che siete ossessionati da un gran numero di tristi speranze, sogni, dalle vostre prevedibilmente insoddisfacenti vite amorose, dai vostri falliti affari. Oh, se solo avessi comprato quelle azioni! Oh, se solo avessi comprato quella casa anni fa! Se solo ci avessi provato con quella donna! Se questo, se quello! Sentite una cosa. Risparmiatemi i vostri avrei potuto, avrei dovuto. Come mia madre diceva sempre, se mia nonna avesse le ruote sarebbe una carrozza. Mia madre le ruote non l'aveva, aveva le vene varicose. Eppure quella signora ha partorito una mente brillante. Mi hanno preso in considerazione per il Nobel della fisica. Non l'ho ottenuto. Ma si sa, è tutta politica come ogni altra falsa onorificenza. Detto tra noi, non crediate che sia amareggiato per qualche batosta personale. Per gli standard di questa insensata, barbarica civiltà, sono stato piuttosto fortunato.